tempo che dedichiamo alla spesa, agli acquisti, è davvero impressionante. Che dobbiamo o vogliamo dedicare? Io voglio scegliere il meglio tra tanto. E devo ammettere che qui posso trovare tutto. E risparmiare anche tempo. O essere libera di godermelo. Se penso alla grande, vado sicura e carica di qualità. E qui il tanto non costa tanto. Iper la grande I. Friggere le melanzane per una parmigiana è d'obbligo, perché quelli che fanno la parmigiana con la melanzana alla griglia mi sembra proprio una cattiva idea. Oggi sono qui con Daniela Natale, ricercatrice tecnologia alimentare, e pensando alla parmigiana e a come friggere, invece di fare una parmigiana ho un po' cambiato la ricetta e facciamo delle crocchette, delle panatine, dei cordon bleu, delle torrette, non so neanche io come chiamarle, ma una melanzana farcita, panata e poi fritta. Bene, che dici? Certo che lo puoi friggere, la melanzana di solito è uno tra le verdure, è quella che dà sempre un po' di problemi, perché ha una parte spugnosa importante che assorbe tanto olio. Oggi fortunatamente abbiamo un prodotto da frittura specifico che mantiene le temperature, riesce a trasferire subito il calore, permette all'acqua di uscire e quindi in questo caso dovremmo avere una melanzana bella croccante. Ognuno a casa sua è la più buona quando vai al certo. Sud, ma anche al nord, perché ormai è un piatto internazionale, mi viene da dire, ed è buonissimo. Però poi c'è chi frigge, chi è... Ma quando sento dire che le grigliano, mi è un po'... Non si può, è una cosa contro... Contro natura. È proprio un monumento nazionale la parmigiana. Però hai detto bene, perché le melanzane, in maniera tradizionale, una volta venivano messe sotto sale, per fargli uscire una parte di acqua, ma soprattutto veniva fatta perché quando le melanzane hanno i semi hanno un leggermente amarognolo, un retrogusto, e questa operazione aiutava ad abbassare questo gusto. Però se noi saliamo prima e poi andiamo a friggere, quella melanzana non sarà mai croccante e tenderà ad assorbire sempre di più, perché il sale, essendo igroscopico, tende a far uscire l'acqua, quindi io avrò un fritto che posso friggerlo in mille maniere, ma non riesco mai ad tenerlo croccante. Allora qui non friggo singolarmente, ma io prendo la mia melanzana, ci vado a mettere un po' di mozzarella, qui abbiamo della fior di latte che anche lei ha una parte di acqua, quindi a maggior ragione dovrò cercare poi di utilizzare sia in frittura come tecnica il prodotto, un prodotto giusto. Come farcitura interna, oltre alla melanzana aggiungo un'acciughina, che a noi ci piace, e un po' di basilico. Quindi vedi che l'ho proprio arricchita. Vado a chiudere e la vado a panare. Quindi nella panatura classica, farina, uovo e pane, rigorosamente senza sale il tutto. Io qui ho già preparato una prima panatura, però per evitare che fuoriesca la melanzana e magari un po' di liquido, o fuoriesca il liquido della mozzarella. Ma soprattutto quando noi abbiamo elementi farciti o sono molto umidi, io consiglio sempre di fare una doppia panatura. In questa maniera faccio proprio una barriera con il pane. La doppia panatura non passo in farina, ma passo solo nuovamente nell'uovo e nel pan grattato. Ecco qua, guarda, intanto lo prepariamo. Intanto ho messo su in padella l'olio
e non mi sa che ancora non è caldo. La temperatura ottimale per questo tipo di fritto, che deve avere una cottura un po' più lunga, perché la melanzana si deve cuocere. Ma in genere va in base alla pezzatura. Gli alimenti a pezzatura piccola hanno bisogno di una temperatura molto alta, siamo sempre intorno ai 175-180 gradi. Ricordiamo che ad oggi non si potrebbe superare i 175 gradi per una frittura. 175? Perché si vanno ad innescare delle reazioni tali che favoriscono la formazione di acrilammide, quindi si consiglia di utilizzare sempre delle temperature più basse. Qualsiasi prodotto io utilizzo per friggere? È funzione della asparagina, quindi è funzione fondamentalmente del carboidrato, quindi tutto ciò che frigge e che ha una base di carboidrato provoca la formazione di questo composto. Quindi se io frigo, anche in questo caso, che ho una panatura col pane, devo fare attenzione a non superare quella temperatura, perché altrimenti questo qui, che è un elemento, che questa cosa è interessante, viene da sapere. Bene. Quindi dobbiamo sempre, a parte che al giorno d'oggi, guarda, io faccio i corsi anche con persone che cucinano a casa, non solo con gli addetti ai lavori, e devo dire che si sono attrezzati in maniera hanno quasi tutti un termometro, che sia normale o anche al laser, e quindi controllano molte volte anche quando sono in cottura, non solo nel forno ma soprattutto nel fritto. Guarda, io ho provato, ma si vede chiaramente che l'olio non è pronto, perché molte volte si va a riempire la padella che uno ha fretta, ma in questo caso questa melanzana non verrà perfettamente cotta, ma soprattutto assorbe l'olio. Ma nella stessa maniera, quando io ho un olio che non è ancora caldo, a parte che io l'ho fatto di prova, a maggior ragione non devo mettere troppi elementi. Molte volte io cosa faccio? Queste melanzane qui, questa tipologia di melanzana qui, la preparo prima e la tengo in frigorifero. Tiro fuori dal frigorifero, scaldo l'olio e metto, e magari riempio. Il mio prodotto, tu prima hai parlato di pezzature, no? Sì. Io a seconda se è un pezzo grande, piccolo, ci metto più tempo, o anche la temperatura può essere diversa, ma soprattutto anche per la temperatura interna dell'elemento che vado a friggere. Perché se questa è stata in frigorifero avrà 4 gradi, se la tengo qui a temperatura ambiente perché l'ho preparata e fra mezz'ora la friggo, ho 25 gradi, è molto più calda, non sembra, ma quando vado a riempire la padella con un elemento molto freddo di frigorifero, abbassi la temperatura molto. Infatti molte volte l'errore che vedo fare è proprio quella di riempire le padelle fino all'inverosimile, quindi c'è un abbassamento della temperatura, cioè la temperatura, oltre a essere quella giusta, deve rimanere costante. Il rapporto in frittura dovrebbe essere 1:10, dove 1 è la quantità di cibo e 10 il volume di olio. 1:10, ok. Un po' come nella pasta. Sì, nella pasta uguale. Quindi riempire le padelle non è mai consigliato. No. A parte che quella che è la reazione di Maillard, quindi la caramellizzazione degli zuccheri che si uniscono con le proteine, gli aminoacidi, non avviene, quindi ottengo un prodotto bollito e non croccante. E non fritto, perché molte volte la stessa cosa succede anche nei fritti, ma anche quando andiamo a cuocere in padella normalmente. E purtroppo è un errore che si fa abitualmente. Io dicono i ragazzi a scuola, la prof vuole sentire che faccia no, il rumore. Il fischio della frittura. Perché vuol dire che non hanno sbagliato la temperatura e soprattutto la quantità. Allora, le nostre melanzane con la doppia panatura, l'olio adesso è pronto. Andiamo in frittura qua, questa la possiamo togliere, non sarà proprio perfetta, ma la teniamo a parte, la melanzana di prova. E poi possiamo dire che anche una volta fritta, questa, nel momento in cui sta lì qualche minuto, continua un po' la cottura, perché c'è il calore che c'è all'interno. E è importante, vedi, la doppia panatura, perché così non fuoriesce la mozzarella, così quando l'assaggiamo è bella filata. In questo caso temperatura dell'olio un po' più basso,
e ci vuole un po' più di tempo perché abbiamo uno strato più alto. Quindi, e l'altra cosa che a volte mi ritrovo a discutere, poi l'elemento deve essere completamente immerso. Certo. Perché molte volte le persone friggono e mettono due dita di olio, cioè piccola quantità, quindi devono girare. Quella non è un friggere, quella è una rosolatura per me. Dimmi. È una frittura a velo, la vecchia frittura a velo. In genere ci sono delle fritture che sono diverse, c'è il deep frying che è quello che stiamo effettuando noi oggi, poi c'è il pan frying dove c'è un filo di olio e quindi si è costretti a girare. E dove però magari può andare bene per alcuni alimenti. Sì, forse solo per alcuni alimenti si prestano meglio. Una cosa molto sottile, a parte che ho notato che si tende a rovinare un po' la panatura, la parte esterna del prodotto. In ogni caso, se è un prodotto lievitato, assolutamente, tipo un bombolone, una focaccia, la pasta lievita che si frigge, deve essere completamente immerso. O i prodotti con la pastella. Assolutamente. Diciamo devono che essere circondati di olio. Completamente immerse. Si ha proprio un risultato completamente diverso. Mentre aspettiamo possiamo guardare questa qui che era la nostra prova. Che dici? Vediamo. Tanto controlliamo così vediamo anche all'interno. Vediamo il risultato. E comunque al tatto, anche se l'ho messa giù quando non era ora, è asciutta. E la melanzana si è cotta. La mozzarella si è sciolta. La mozzarella si è sciolta. E poi ti dirò che era una prova, ma però è una prova che possiamo anche mangiare. Direi, guarda, ci stava bene anche una macchiolina di pomodoro, giusto per ricordare la parmigiana, no? Se volessimo ricordare la parmigiana, sarebbe un bocconcino. Ci siamo quasi, anche qui. E il sale sempre alla fine. Potremmo fare un bel vademecum del fritto, no? Assolutamente, olio una bella caldo, idea. Olio caldo, niente sale, pezzature possibilmente piccole. In cucina un'altra cosa che si fa, non so se nei tuoi studi, nei tuoi approfondimenti l'hai affrontato, a volte facciamo la doppia frittura per ottenere determinati risultati. Tipo per la croccantezza. La croccantezza e i prodotti un po' grossi, quindi si cuoce a 140 e poi a 175-180. E ci sono certe patate che poi si gonfiano, danno questo effetto proprio che rende proprio più soffice. Il colore è quello giusto, ci dice il punto di cottura. E qui la doppia panatura è fondamentale perché se non c'era si apriva, la mozzarella usciva, l'acqua della mozzarella avrebbe fatto schizzare l'olio e può essere anche pericoloso. Un po' di sale, asciughiamo, ecco qua le nostre melanzane. Che bel piatto. Può essere un bellissimo piatto. Ormai le melanzane ce le abbiamo sempre per tutte le stagioni. Quindi direi un buon fritto. E abbiamo visto come ottenerlo croccante, leggero, asciutto e sicuramente più digeribile. Friene nasce proprio da questa necessità. La necessità era quella di fornire un olio per frittura che rispondesse alle esigenze dei consumatori. Nasce da un progetto di ricerca e sviluppo molto lungo, durante il quale abbiamo cercato di mettere a punto una formulazione specifica che rispondesse a determinate caratteristiche. L'alto contenuto in acido oleico, la stabilità alle alte temperature, la presenza di antiossidanti naturali, tutti elementi che fanno
fanno sono elementi vincenti, elementi chiave di un prodotto da frittura. Nello specifico, in questo caso, abbiamo una ricetta brevettata che vede la presenza di olio di girasole ad alto contenuto di acido oleico, estratti naturali e estratti di rosmarino. Questi tre ingredienti fanno il prodotto un prodotto vincente che può essere utilizzato in maniera facile sia a casa che in ristorazione. Nella formulazione specifica, questo prodotto segue una filiera a tracciabilità italiana. Abbiamo degli oli di semi che vengono certificati 100% italiani. Perché la pasta fumaiolo è così fresca? Perché utilizziamo solo ingredienti naturali 100% italiani e la conserviamo proprio come faresti tu, solo grazie al freddo. Così è sempre pronta nel tuo congelatore. Scopri e condividi il gusto della pasta fresca fumaiolo, senza conservanti, buona come fatta in casa, pronta nel banco freezer. Fumaiolo, la pasta fresca più fresca. Prova anche gnocchi, tortelletti e tanti altri formati. Ci siamo ispirati a voi per creare una polpettina tenera come un bacio. Polpettine Amadori, preparate con gustosa carne di tacchino e pollo 100% italiani. Parola di Francesco Amadori.